Cari lettori, sono Pachito, ritorno all'appuntamento con la videorecensione del Lettore Medio. Il libro del quale parlo oggi è il nuovo romanzo di David Lagercrantz, Obscuritas, edito da Marsilio, casa editrice che voglio ringraziare perché ha dato a noi la possibilità di leggere e recensire questo libro che mi è piaciuto particolarmente. Breve premessa: David Lagercrantz è un autore balzato agli onori della cronaca per aver ricevuto una eredità molto pesante, quella della saga Millennium di Stieg Larsson. In quel caso si è comportato egregiamente, in questo caso propone un libro particolarmente interessante, del quale i protagonisti sono due. Da un lato Michaela Vargas, una poliziotta della polizia svedese, ma dalle chiare origini sudamericane, e Hans Rekke, che è un professore di psicologia, coinvolto all'interno di questa indagine. Indagine che parte dall'omicidio di un arbitro di calcio, Jamal Kabir. Il primo indiziato è appunto Beppe Costa, un uomo italiano il cui figlio gioca appunto a calcio, è un ragazzo particolarmente talentuoso e durante la partita, durante una serie di contrasti, questo padre comincia ad inveire contro l'arbitro. Pertanto, quando l'arbitro viene trovato morto, immediatamente le indagini si spostano su quest'uomo che pare avere degli evidenti problemi con l'alcol. Ma più andrà avanti l'indagine, più ci si renderà conto che bisogna scavare nel passato, sia degli indiziati, ma anche e soprattutto della vittima. Uomo del quale si scoprirà un passato fatto addirittura di prigionie, è stato prigioniero di guerra, proviene appunto da un regime particolare come quello afghano e di conseguenza porta addosso, ma anche e soprattutto dentro, i segni di un conflitto bellico. A proposito di segni che vengono portati dentro, mi è piaciuto molto il fatto che il personaggio di Hans Rekke sia un personaggio tanto brillante quanto fragile. Ha una serie di problemi, delle tendenze suicide, spesso abusa di farmaci, ma contemporaneamente, nel momento in cui viene coinvolto in un'indagine, come accade all'interno di questo libro, tira fuori un acume che in qualche maniera ricorda un grande della letteratura, vale a dire Sherlock Holmes. Da questo punto di vista, Lagercrantz strizza l'occhio decisamente ai classici di Sir Arthur Conan Doyle, anche perché appunto questo duetto formato proprio da Recche e da Vargas è particolarmente interessante, ricorda senza dubbio i siparietti di Watson e Holmes. A proposito di siparietti, molto interessante il lavoro sul dialogo, veramente un taglio molto cinematografico per questa storia. Ergo, come molti di voi sapranno, promozione a pieni voti per quel che mi riguarda. Storia particolarmente avvincente, della quale non si può dire tanto perché altrimenti il rischio di svelare un dettaglio determinante è altissimo. Vi posso assicurare che sono 414 pagine, ringraziamenti compresi, che filano via veramente che un piacere. Si ha la sensazione di un libro che scorre proprio davanti agli occhi con una serie di immagini, con una serie di suggestioni che l'autore regala al lettore in maniera veramente molto molto intelligente. Uno dei dettagli importanti è quello legato appunto al passato dei personaggi, e da questo punto di vista l'autore utilizza una serie di flashback riportati in un corsivo elegante e nel contempo molto utile per interrompere la narrazione al tempo presente e riportare la storia al passato. Nel contempo c'è una presenza costante della musica che avrà una sua importanza, ma da questo punto di vista devo fare attenzione a non dire altro. Dico sicuramente che il libro è perfetto per chi, come il sottoscritto, ama i gialli, quindi non perdetevelo assolutamente, specie se vi piacciono le ambientazioni scandinave. Nel contempo vale la pena leggere questo volume se avete già avuto la possibilità di leggere qualche romanzo di Lagercrantz, oppure se avete letto la saga Millennium di Stieg Larsson, perché vi renderete conto che lo stile è davvero molto simile. Mostro nuovamente la copertina, eccolo qua, Obscuritas di David Lagercrantz, grazie a Marsilio, grazie a voi per aver seguito questa video recensione. Tranquilli, ritorniamo molto presto con nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!